Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio di Mad Father. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto praticamente all'inizio una motosega che ci ha permesso di giungere in questa stanza e aiutare la ragazza che si trovava qua dentro e diciamo ridarle i suoi occhi per poi aprire tramite quel pulsante che vedete lì a sinistra questa porta. E signori miei, oggi andremo a scoprire che cosa si c'era dietro a questo ingresso, chiamiamolo così per non fare la ripetizione. Comunque, se la serie vi piace, vi invito a lasciare un bel mi piace e la serie vi piace perché la state supportando davvero tanto con i commenti, con i like e sono davvero contento. Ma detto ciò, non perdiamo tempo. Oddio. Ok, è un po' che non registro, ve lo faccio sapere, quindi magari non mi ricordo bene i tasti. Oddio, allora, a parte che ci sono delle scale. Sì, sei appena andata giù dalle scale. Oddio, davvero? Oddio, raga, questa qua sembra una delle streghette dei Pokémon. Chi sei? Oh Gesù. Mi stai impedendo di proseguire? Sì. Devo passare di là per salvare mio padre, quindi per piacere lasciami passare. Che cosa posso fare per convincerti? Oddio, mi è passato attraverso, ma è un fantasma quindi? Eh? Ah, mi stai seguendo? Quindi ora immagino di... No, temo di non aver capito. Temo di non aver capito nulla. Ah, ok, mi stai seguendo? Vuoi andare a casa? Ti porterei volentieri a casa se sapessi dov'è. Vuoi uscire? Sì, ok, vuole uscire. Capisco. Vieni con me, ti porterò fuori. E poi fammi passare, ok? Ok, perfetto. Immagino, ragazzi, di dover uscire nel giardino. Non c'è problema. Cos'era quella roba? Oddio, se non so se l'avete sentito, ma presumo di sì. C'era un rumore orribile. Se n'è andata. È rimasta indietro? Raga, non mi sta piacendo sta cosa. Chi è? Ma che diavolo? Eh? Quella è... io... Ci sono i vestiti di quella ragazza? No, questi sono i vestiti di quella ragazza. Che cosa sta succedendo? Ma che... Oh no, ti prego. Papà! Cazzo! Ora possiamo iniziare? No, eh! Che cosa sta facendo, papà? Oddio, penso che sia una sorta di Inception noi che entriamo in questa persona qua. Permettimi di avere quelle bellissime mani. Oddio, che cosa inquietante. Fermati, papà, sono io. Non riesco a parlare. No. Cazzo. Cazzo. Ok. No, non ci credo. Non ha le braccia. Merda. Ora immagino di poter proseguire. Ok, inizia proprio col botto questo episodio. Vieni qua, ti prego, mi servi. Ok. Cazzo, però. Sì, posso equipaggiarla, perfetto. Ho trovato una gemma. Immagino, eh. Perfetto. Sì, ragazzi, perché voglio raccogliere anche tutte le gemme. Perché possono tornare utili per sbloccare un finale alternativo. Chi sei? Un uomo che punta il suo dito.
Completamente immobile. Ok, è chiusa. Ah, ok, perfetto. Capito. Qua. Aspettate, fatemi esplorare. Ok, qua sembra che ci siano delle crepe. Oh. Ah, ok, sono i bagni. Conti. Oddio. C'è una chiave. Prendi la chiave e per forza. Ok, devo ottenere qualcosa per raccogliere questa chiave perché probabilmente è ricoperta di feci o cose simili. In quei sacchetti lì so io che cosa c'è. Ok, proviamo a vedere dove si vada questa parte, ok. Sembra che non si romperà facilmente. Cos'era sto rumore infame? Mi sa che è saltato questo? O forse no? Papà lo leggeva sempre. Ha un sacco di figure, quindi non voglio guardare. Direi che è meglio. Ok. Oh merda! Questi conigli assomigliano un sacco a Snowball, appunto. Non voglio guardare. Non vorrei che Snowball fosse anche lui, diciamo. Che cazzo è? Come ti permetti di fare questo a me? Non ti perdonerò mai, non ti perdonerò mai. Ok, fermi, calma. Fatemi finire il pensiero. Credo che Snowball servisse a nostro padre come cavia per i suoi esperimenti, a giudicare dai conigli che ci sono là. Entriamo qua dentro. Ah, ma cazzo, è impiccato. È impiccato, ok, quindi non può far nulla. Cioè, è vivo nonostante. Immagino di dover. Forse. No. Ma che diavolo dovrei fare qua? Possibile che sta cosa non abbia un'utilità, dai. Non ci credo. Ok, lì dentro c'è qualcosa che non riesco a capire cosa sia. E ha tagli ovunque sul suo corpo, la cosa non mi piace. Questa cosa qui prima non c'era. Ok, io dovrei capire come si prosegue. Perché altrimenti non si va da nessuna cazzo di parte. Oh Gesù. Allora, qua nel cesso abbiamo detto che non si può fare, giusto? Esatto, devo trovare qualcosa per raccoglierla. Ok, no, quello è semplicemente il corvo. Allora, immagino che quella chiave lì apra quella porta. La domanda adesso è, non è che magari qua c'è qualche passaggio nascosto oltre a questo quadritto? Qua ho controllato tutto. Non è che posso far interagire. Diamine. Non so che cazzo fare. Provo a interagire un po' con tutto, raga, ma mi sa che tra un attimo. Stopo per cercare di capire. Sto cercando di. No, non funziona a quanto pare la motosega. Allora, proviamo un attimo a tornare indietro a vedere se succede. Io, cioè. Temo che ci sia un qualche passaggio strano qua che io non riesco ad individuare. Allora, l'uomo vecchio è schiattato. Ok. Sti suoni inquietanti. Tu sei morta e rimanici. Ok, di qua prima c'erano versi poco raccomandabili. E
E di qua non sembra esserci nulla di particolare. Quindi mi sa che fra un attimo io stoppo per capirci qualcosa. Se n'è andato il cane, aspettate. E finalmente posso accedere in questa zona. Forse quello di prima che ringhiava, ragazzi, era il cane a sto punto. Mi viene in mente questo parallelismo, ecco. Pieno di condimenti. Voi siete sempre qua, eh? Aia. Via. Ok, no. Proviamo a fare un attimo il giro di qua. E poi ragazzi, stoppo perché altrimenti perdiamo troppo tempo. Maria è svenuta, ok. Se lo ricordo male, ragazzi, non vorrei fare spoiler, ma Maria in teoria dovrebbe ritornare dopo. Ok, forse mi sono ricordato qua. Qua dove abbiamo incontrato prima nostro padre. Potrebbe esserci qualcosa. Ok, no, quello è un sacchetto normale. Forse qualcosa di particolare in queste zone. Quest'uomo qua magari ha una sua utilità. No, non sembrerebbe. A primo impatto. Ok, raga. È arrivato. Niente. Immagino di non poter spaccare sti cosi. È arrivato il momento di stoppare e di cercare di capire come proseguire. Ok, ragazzi, sono passati circa 30 secondi da quando ho stoppato e ho scoperto questa cosa qua. Otteniamo le forbici. Queste qua servono per estrarre quella chiave dal cesso. Ora, sono orgoglioso di me perché questa cosa qua l'ho scoperta da me e non sono serviti tutorial. Prendi la chiave. Adesso ce l'hai. Adesso ce l'hai, maledizione. Hai le forbici. Perfetto, l'abbiamo presa. Stavo cominciando a pensare che le forbici servissero per tagliare la corda di quel tipo. Però evidentemente avevo avuto la giusta intuizione venendo qua. Ah, ok. No, non ho capito. Cosa. Non ho capito cosa vuoi fare. Non ho capito cosa vuole fare, raga. Ah, ok, perfetto. Devo ripulire la cosa. Oddio, questa cosa qua non è fatta a caso, secondo me. Ah, no, ok, perfetto. Dovevamo ripulire la chiave perché altrimenti non me l'ero immaginato. Non me l'ero immaginato. Braccia maledette, vediamo se. Ok. Fanculo. Qua è dove c'era Maria, raga. No, 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 no. Tornate. Via, 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 via. Ok, tu non c'entri niente. Lì c'è. Ma c'è un coso. Maledizione, devo cercare di arrivargli dietro. Ok, perfetto, dopo ci arriviamo. Qua c'è qualcosa di strano. No, ok. Cazzo, raga, mi sa che devo andare qua. Cazzo, 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 cos'è? Fermi, fermi, salva, salva, salva. Raga, cos'è? Ma no! E mo? Allora, continuiamo. Il bad ending ovviamente non lo faccio, ma
Ma quindi cosa devo fare qua? Ok, ho capito, ho capito, ho capito. No, raga, minchia, che infarto. Sta roba qua la odio. Ok, perfetto. No, non ci credo! Minchia, raga, è Pokémon sta roba qua. Ma vaffanculo! E chi lo sapeva che ci vedevi anche di lato? Oddio, sta roba qua è da sclero. Torna indietro. Madonna. Che cosa brutta, raga. Vai via. Vai via. Veloce, 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 veloce. Mi si stava per girare la merda. Ok, aspettate. Ok, ho capito come devo fare, forse. Non so se riuscirò a mantenere la calma in questo punto. Anche se la cosa è terribilmente inquietante. Allora, torno indietro. Ok, raga, questa qua da girare è facile. Il problema sono le altre. E adesso che ci penso, questo punto qua un pochino me lo ricordo. Veloce, veloce, veloce. Ok. Questa qua non è un problema. Questa qua è tipo tantissimo un problema. Non ci ho pensato. Oddio, raga, non so come fare. Veramente, allora, questa qua si deve levare, però. Perché la batte anche mia nonna. Ok. Oddio, penso che questo qua sia uno tra gli episodi più inquietanti. Veloce, 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 veloce. Ole. Quindi, immagino di dover andare da quella parte. Come cazzo faccio? O passo... Tipo, appena si gira e provo a correre. Sono un babbo di minchia. Ok, forse un pochino ho capito perché io pensavo di andare a destra. Tu, torna indietro. Ok, io pensavo di andare a destra. Ma no, non posso azionarla la motosega. Magari vi potevo ammazzare tutti. Te, corri, corri, corri! Oddio, mi si stava impappinando la tastiera. Allora, aspettate. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Minchia, che culo. Ti prego, dimmi che sono finite. Non... No, no, stai scherzando. Quante siete? Oh. Basta, ok. Oddio, da qua, che cosa malata. Cosa abbiamo ottenuto qui? Chiave della prigione. No, stai scherzando, devo tornare indietro. No, no. Oddio. Ok, no, sono morte. Che culo, sono morte. Sembrerebbe. Ok, calma. Cos'è sta roba? Una gemma. Ce l'ho fatta. Dio mio. No, apriti. Forse non è proprio una cosa giusta aprire. Chi diavolo sei? Cosa mi hai lasciato? Una gemma. Anche te. E tutto ciò? Tutto ciò cosa mi porta? A cosa mi porta? Oddio, raga, non lo so. Adesso non so effettivamente cosa fare. Tu non hai una tua utilità in qualche modo, vero? No, in queste zone qua solo questo posso fare. Comunque, raga, tra un attimo stoppiamo perché siamo già a un po' di minuti di video. Ora, vediamo se di qua la situazione è normale. Dio mio, raga, che ansia quelle cose lì che giravano. Dovrebbe essere, ragazzi, adesso vi parlo un po'. È una sorta sfrutta... Ah, non avevo notato. Sfrutta una fobia quella cosa.
Ossia, la fobia di tutto ciò che falsamente rappresenta un essere umano. Non so se avete mai giocato al videogioco Five Nights at Freddy's. Ecco, io no. Ma il concetto che ci sta dietro a quel gioco è stupendo perché si basa su questo tipo di paura. Ora, sono troppo curioso per stoppare adesso, ragazzi. No, una chiesa. Non è mai una cosa bella. Queste sono due porte, raga. So che mi odierete, ma io devo stoppare. So che finisce sempre così davanti a una porta, ma non ci posso far niente. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati. E noi ci becchiamo in un prossimo video.